Ragazzi, prima di iniziare mi raccomando subitissimo un bel like e cerchiamo di superare per questo video almeno i 350 like, anche perché è un video molto veloce e tra l'altro ragazzuoli è uscito il primo TikTok ovviamente sul mio TikTok ufficiale, trovate il link qua sotto in descrizione, ovviamente è un primo molto semplice, non è quello promesso, ma nel mentre dell'attesa di quello ho preferito farvi uscire un qualcosina nel mente, qualcosa di molto simpatico. Ad ogni modo, oggi live su Twitch, link in descrizione. Detto questo, buona visione! E let's go boys, e bentornati oggi su Grand Cross, sul forum ufficiale di Grand Cross Global, perché sì ragazzuoli, siamo qua per vedere insieme la marea di news che arriveranno a partire da domani per appunto nella versione globale ragazzuoli. Quindi andiamo subitissimo e partiamo subitissimo con una speculazione, perché sì ragazzuoli, troviamo qua sotto l'arrivo della special story e così via, per così dire, essenzialmente del film Prisoner of the Sky, quindi Prigionieri del Cielo, essenzialmente ragazzi, il film di Nanatsu, l'unico film credo che esista essenzialmente di Seven Deadly Sins. Ad ogni modo, boys, uscirà per appunto i nuovi stage della storia, usciranno due personaggi pullabili che, attenzione, ci ho fatto un video a riguardo la settimana scorsa, vi invito a recuperarlo, se ve lo siete persi ve lo lascio qua sopra nelle schede, perché là per appunto dico effettivamente, analizzo per bene nel dettaglio la roba che sia Bellion che il latte verranno gifta. Quindi ragazzuoli, attenzione sul pullare sul loro banner, perché domani a quanto pare uscirà un banner pullabile con solo loro due del banner essenzialmente. Vabbè, ci saranno anche altri PG da riempimento del banner, però come main retap ci sarà solamente il latte e Bellion. Piccolo consiglio, anche domani non credo di farvi uscire il mini video pool con una multa della speranza, perché essenzialmente si parla di Bellion, quindi ok. E il latte comunque è carina, ci può stare. Piccola cosa, entrambi vengono regalati, quindi ora andare a pullare su questo banner che per appunto vediamo qua sotto è molto molto no sense, mettiamolo sotto questo punto di vista, è no sense, in quanto vi ripeto, sia Bellion che il latte verranno regalati per l'appunto in, se non erro, uno negli eventi e uno nei login bonus, quindi di base entrambi lo otterremo monocopia, ecco, mettiamolo sotto questo punto di vista. E per dire, Bellion ci va bene in monocopia e il latte ci può andare bene in monocopia, capite? Non sono personaggi su cui andare a spendere gemme in vista di King Doom King Fest, di gli Arcangeli, di Steam Verde, di D1, no? Quindi è assolutamente un banner da skippare. Ve lo dico qua ragazzi, il mio consiglio, perché comunque non voglio farci un video di altri 10 minuti dove ripeto quello che si può riassumere in 30 secondi, quindi di base ve lo dico qua e spero ovviamente che mi date ascolto. Questo comunque ragazzi, le banner l'uscita domani, ripeto, skippate totalmente. E appunto arriva Bellion, arriva il latte, personaggi che nel caso del latte sono carini, ma nel caso di Bellion fa schifo. Quindi continuando ragazzi con le news, arriva per l'appunto il ritorno di King e Gother Final Boss. Ci sta ragazzuoli in questo, non so effettivamente come verrà strutturato, credo si potranno affrontare entrambi, tipo vai nella sezione di Final Boss, un po' come c'è stato con altri eventi, tipo con i demoni, ci sarà una specie di switch che ti farà switchare, credo, il final boss, non lo so. Ad ogni modo, come possiamo vedere qua, ragazzuoli, come main reward, ci sarà sia il set, il full set di King Final Boss, che quello di Gother, quindi questa è sicuramente una cosa, direi, assolutamente ottima. La speculazione che ho fatto a inizio video, essenzialmente, riguarda questo screen, questa immagine, ragazzuoli, perché volevo un attimino parlare con voi prima di continuare le news e di soffermarmi su questa immagine dove troviamo tutto quello che per appunto sta per arrivare riguardante il film Prisoner of the Sky. Essenzialmente il fatto che c'è Solad, o Solada, chiamatelo un po' come vi pare, in questa immagine. Ok, è il protagonista, per così dire, di quel film e ci sta, va bene, ci sta in inserirlo. Però secondo me il fatto che è qua davanti potrebbe essere un sentore che alla settimana 2 di questo evento potrebbe uscire un Solada First Global. Questa è una cosa che credo io, in quanto sia Osule Oak il primo First Global e che sicuramente ce ne saranno altri. È un po' troppo prematuro farne uscire un altro, visto che Oak e Osule sono usciti 10 giorni fa. Però di base, secondo me, ci può stare a farne uscire un altro. Ne sento una mancanza sul Jap? No,
non me ne frega un cazzo di Solana, ve lo dico tranquillamente. Non venite a dire ha vinto il Global. Sì, Global First, cosa carina, ma di Oak e Oslo saranno forti quanto vi pare, ma sono Oak e Oslo, non mi interessano minimamente. Lo stesso vale per Solad, essenzialmente Solad, come si chiama. Potrebbero farlo, vi lascio questa opzione, vi lascio questa speculazione, questo piccolo sentore che potrebbe effettivamente esserci un qualcosa, oppure se viene inserito qua solamente per dire ehi, è la sua storia, va bene, non andiamo oltre a quello, ecco. Però vi ripeto, di base potrebbe esserci qualcosa di questo tipo. Global First, V2 per così dire, secondo Global First, per appunto con Solada, potrebbe esserci, non escludo questa opzione, visto che vi ripeto, sul Jump non esiste un Solada se non quello che vai ad affrontare nella storia, se non è lo che utilizzi nella storia. Continuando ragazzuoli con le news, ovviamente scendendo sotto il final boss di Go3D e di King, e troviamo per l'appunto The Main Reward. Per quanto riguarda, per l'appunto, troviamo tra l'altro anche Bellion, ecco qua per l'appunto dove si potrà ottenere una copia di Bellion. Penso ci sia anche per il latte, o credo che a questo punto il latte sia il reward dato in bonus, e magari quando viene inserita, però essenzialmente non la vedo, ve lo dico tranquillamente. A quanto pare non c'è il latte in questa, per ora non c'è il latte, comunque magari ce l'ha più avanti, non lo so. Comunque qua troviamo dei reward, adesso appunto main reward dell'evento del film, per appunto giftano il nostro carissimo, come detto, Bellion, che uno verrà giftato dagli eventi, l'altro dai login, così si diceva, adesso guardiamo se effettivamente sarà così. Tornano per appunto ragazzuoli i vestiti, a quanto pare questa è una cosa molto carina. Vabbè, a parte ci saranno i vestiti shoppabili sia di il latte, che è molto carina, e soprattutto Bellion, guardate che figata ragazzi, veramente bello quello di Bellion. Però di base, chi è che va a shoppare 26 euro se non ero sul Global per ottenere la skin di Bellion e 30 gemme? Cioè io personalmente non lo farei mai, a questo punto lo faccio su Lost Vein, se proprio voglio fare una Leeds Gold, non su Bellion, permetto questo. Poi torna in Twitter a quanto pare i set dei vestiti limited, quindi si potrà tornare a comprare effettivamente il vestito di Gother, come possiamo vedere qua. In teoria qua si parla di vestiti, non si parla di altro. Torna i vestiti appunto di quelli di San Valentino e anche di quelli di Capodanno, in quanto Elizabeth richiama il trio, quello che espone demoni, mentre Zaneri, o Gender, non mi ricordo chi cazzo è, tra due mi sembra Zaneri credo, richiama il vestito del trio che vi fa droppare i materiali per uppare i vestiti 2R e così via, Uber Max. Quindi questo è un attimino il mood. Manca il trio di San Valentino, però potrebbe essere richiamato da Gother, non di San Valentino, di Halloween, perdonatemi, però potrebbe essere richiamato da Gother, che non è più un trio ma è un quartetto a quel punto. Però vedremo ragazzuoli, magari saranno possibili ottenere tutti, ovviamente si parla di 90 e passa gemme o forse meno, non mi ricordo, a set completo, quindi attenzione a dove spendete le gemme. Nuovi bundle per appunto shoppabili, cose che sicuramente non ci interessa. Nuovo boss, a quanto pare Guild Boss, non so quello c'era nel Jump, nel Global attualmente, però qua c'è scritto un nuovo boss, effettivamente qui lo ci prendiamo, non è che ci facciamo troppe domande. Questo per appunto sono i vari reward dei punteggi dei boss. Continuando qua troviamo altri reward, qua troviamo la possibilità di fare a 2R gear per appunto sia Bellion che il latte. Matrona verrà inserita nel ticket parte 2 e nel ticket gigante fate, in teoria, no, gigante fate e umani, se non erro, roba del genere dovrebbe essere, se non erro, non mi interessano questi ticket, quindi verrà inserita Matrona. E a quanto pare ragazzuoli e latte non viene giftata, parlando di queste news, è una cosa importante questa, perché la scorsa settimana ci dissero per vie comunque delle news, quasi così, che anche latte sarebbe stata giftata, ma a quanto pare qua non c'è nessuna news che riguarda neanche un login bonus, quindi a questo punto qua non c'è proprio una roba del login bonus. A questo punto dico io, perché a questo punto potremmo effettivamente entrare domani in game e vedere che c'è un login bonus speciale di 2 settimane o comunque 7 giorni, dove il latte verrà data per appunto all'ultimo giorno. A quel punto ti dico ok, bello, te lo dicono nelle missioni, diciamo negli eventi per così dire, che si può ottenere, e anche tra l'altro con un ticket parte 2 e un parte 1, quindi super stonks. Però magari poi l'altro non te la mettono, anche perché ripeto, qua non c'è la roba del login bonus, non fanno vedere il login bonus speciale, quindi essenzialmente potrebbe essere una roba del tipo, vi mettiamo Bellion ma il latte non ve la mettiamo perché
non mettiamo la roba del login bonus, non mettiamo queste cose qua, però tranquilli, se l'ha giftata anche lei. Ve lo dico adesso ragazzi, domani non ci farò un video, magari ci farò qualche piccolo pezzo di live, sempre martedì pomeriggio ovviamente in live, come tutti i giorni, tra l'altro mi raccomando seguitemi su Twitch. Magari potremmo strappare 5 minuti per riparare di questa celebrazione, però di base Sibellion, come dicete qua, verrà giftato nelle missioni dell'evento, comunque nell'evento in generale del Prize of the Sky, e il latte verrà data come ultimo personaggio da login bonus. Ragazzoli, non pullate minimamente neanche una singola del banner di il latte e Bellion. Assolutamente ragazzoli, non vale la pena, perché entrambi ci giftano, è un classico banner trappola sotto questo punto di vista. Quindi questo è un attimino quello che credo io, ovviamente poi ditemi la vostra nei commenti. E ad ogni modo ragazzoli, per questo video è tutto. Io ho voluto parlare un po' di tutto, magari anche a grandi linee, però essenzialmente di questo si parla. Più che altro la cosa più interessante, vi ripeto, a parte Bellion e latte, che in teoria entrambi verranno giftati, rimaniamo sempre sul dubbio, soprattutto sul latte, per appunto di Solada, è quello che un attimino potrebbe far nascere un qualcosa. Queste immagini non ricordo se fu la stessa del Jap, perché al tempo non giocavo e non giocavo, ve lo dico tranquillamente, però comunque neanche sapevo dell'esistenza del forum, tra l'altro, al tempo del Jap, quindi figuriamoci, no? Però essenzialmente di questo si parla. Secondo me un possibile Solada Global First ci starebbe, a me personalmente non ne sento la mancanza se lo fanno sul Jap, anzi non me ne frega assolutamente un ca, ve lo dico proprio tranquillamente. E se lo fanno, GG per il Global. Oddio, me ne potrebbe fregare in caso fosse rotto. Allora lì ti dico ok, però anche nel caso di Occhio Oslo sappiamo già non essere proprio Global First. Cioè, non è una esclusiva. Ecco, è più un Global First effettivamente come terminologia, cioè che esce per prima nel Global, ma non è una cosa esclusiva che non arriverà mai sul Jap. Permettiamo questo. Anche Solada, stessa cosa. Se dovesse uscire un nuovo Solada, nuovo First Global First, sicuramente non sarà esclusiva Global, Global Exclusive, quello sarebbe il termine giusto da utilizzare in caso fosse in quel modo, ma sicuramente sarà Global First, cioè prima del Global e poi sul Jap. Assolutamente. Quindi ragazzuoli, davvero per questo video è tutto. Subitissimo un bel like, spero di esservi stato d'aiuto, ovviamente anche con qualche piccolo consiglio. Ovviamente noi ci vediamo oggi pomeriggio live su Twitch, link in descrizione, scrivete sotto al centro. Ovviamente recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, anche gli altri qua sopra nelle schede. Commentate, mi raccomando, un bel pollice in su per supportare il canale, boys, sono quasi a 19.000 iscritti. E let's go boys! E ciao a tutti ragazzuoli!